Cari amici, cari amiche, io vi ringrazio molto per seguire i miei video, per fare i commenti. Occhio nudo non si vede. Cioè, in realtà si vede, però devi stare in una posizione estremamente privilegiata che ti permetta di vedere tutto l'orizzonte, proprio una cosa molto rara. Molto rara. Io ho avuto la fortuna di poterlo vedere da una posizione in Brasile. Stavo su un palazzo altissimo che andava sul mare, che c'era il mare tutto a 180 gradi, e si capiva quasi impercettibile, ma si vedeva sta curvatura. Che potevo fare? Però non è quello il punto. Vabbè, io stavo su un grattacielo, vabbè, però non è quello il punto. Il terapeutista c'ha i suoi argomenti. Io stavo spiegando quali erano gli argomenti dei terapeutisti. Se volete sapere gli argomenti di chi crede che la Terra sia sferica, sono ovvi. L'ho detto anche all'inizio: in questo universo c'è una cosa che si chiama forza di gravità e fa con che tutti i corpi celesti si addensino in una forma sferica e diciamo si compattino in una forma sferica. C'è questa forza di gravità, che è data proprio dalla materia. La materia si attrae, attraendosi forma queste palle dappertutto. Ci sono quelli che hanno tanta massa, diventano stelle, mettono luce, perché all'interno c'è una pressione talmente grande che inizia il processo di fusione nucleare e lì cominciano a brillare, sono delle stelle. Quando queste sfere non hanno una massa sufficiente, non producono al loro interno la fusione nucleare, diventano dei grossi pianeti, per carità, ma pianeti che non emettono luce, capito? Poi ci sono i pianeti gassosi, i pianeti rocciosi, ma tutti quanti sono sferoidi. Basta studiare un po' di astronomia e capire che la natura della formazione dei corpi celesti è questa. Poi se uno dice che viviamo all'interno di un domo su una terra piatta, e vabbè, lo dicesse, ma a questo punto chi l'ha creato sto domo? Ah, è stato Dio. Ok, se a voi vi piace credere che Dio, nella sua magnificenza, l'unica cosa che sia in grado di creare è una terra piatta con domo, cioè, ma che Dio ci avete? Dio ha creato tutto l'universo, con tutte le stelle, con tutti i pianeti, con delle leggi meravigliose che riguardano la fisica, la cosmologia, l'astronomia, la matematica, la geometria. Ha creato una cosa assolutamente meravigliosa. Cioè, coloro che credono nel Dio creatore della terra piatta col domo credono veramente in un Dio minore, proprio di uno che... Ma chi è? Uno che crea i giocattoli, chi è? Giocattolaio. Dio è grandiosissimo, io credo in Dio. Io credo nella Terra sferica e che tutti i pianeti, tutte le stelle, i sistemi solari sono tutti così, con pianeti sferici, e credo nel Dio creatore, sì. Credo nel Dio creatore, però un momento ve lo devo spiegare bene questo Dio creatore nel quale credo io, perché non c'entra niente con quello della Chiesa che ha creato a terra piatta col domo sopra. Perché non è così. Io vi stavo dicendo l'altra volta che c'è un motivo per il quale ci hanno nascosto delle cose. Il motivo, molta gente a quest'ora già avrà chiuso il video, perché queste persone che sanno tutto, dicendo questo, un altro che dice. Invece no, c'è una storia nascosta. Allora, noi viviamo in un sistema solare che aveva tre pianeti abitati. E questa è una storia nascosta, perché questo non te lo dice nessuno, non te lo dice proprio nessuno. Ogni tanto in qualche testo antico qua e là si sbircia qualcosina, ma non, niente di chiaro. Per esempio, il fatto che la Luna è arrivata circa 13.000 anni fa, per l'esattezza 12.900 anni fa. Prima non c'erano le stagioni, ma perché non c'erano le stagioni? Cosa c'erano allora? Niente, c'era una Terra che girava sul suo asse, quindi non è che era esposta d'estate
e d'inverno, capito? Perché l'esposizione dell'estate e l'inverno, immaginate che questo è il sole, no? Allora, quando la Terra sta col suo asse in questa maniera, è estate da sta parte, inverno da questa. Quando gira, qui c'è un equinozio, gira dall'altra parte, diventa estate da questa, inverno da questa. Capito? Poi continui il giro, un altro equinozio e così via, capito? Perché c'ha l'asse sbiegato. Sbiegato però stabile, capito? È un asse sbiegato però abbastanza stabile. Questo grazie al fatto che è venuta la Terra, scusate, la Luna, che gli funziona da ancora gravitazionale, perché c'è stato un momento che la Terra girava tutta disordinata. In conseguenza di fortissimi impatti, questa è storia del Sistema Solare, che ha avuto 12.900 anni fa quando è stata distrutta la megafauna. Ossia degli animali giganteschi come il mammut, l'auroch, l'orso gigante, c'era addirittura il bradipo gigante, un animalone di 2 metri e passa. Cioè, questo per dire che sono morti tanti animali perché quell'evento è stato un evento catastrofico. In quella circostanza sono successe tante cose. C'è stato praticamente un'inondazione totale, tsunami, il mare ha portato acqua salata su tutte le pianure che sono diventate incoltivabili. Infatti i primi esseri umani hanno cominciato a coltivare su dei luoghi molto alti dove l'acqua salata non era arrivata. E sono tutte cose che le persone comuni non sanno, perché se non fai delle ricerche, come fai a saperlo? È impossibile. Sempre in quella datazione di 12.900 anni fa hanno trovato dei nanodiamanti sparsi un po' dappertutto che sono la prova di fenomeni da impatto, proprio meteore grossissime che fanno boom. Hanno sciolto i ghiacciai che coprivano quello che attualmente è conosciuto come il Nord America e il Canada. C'erano dei ghiacciai alti 1,5 km, 2 km, sono stati sciolti, vaporizzati, lanciati in alto. È lì che ci sono state piogge torrenziali durate una quantità di tempo enorme. Praticamente gli animali e le persone sopravviventi sono state poche. Poi questo pianeta un pochino si è riassestato e questo è successo perché c'è stata l'esplosione del quinto pianeta del nostro sistema solare. Un'esplosione che è stata prodotta perché eravamo 3 pianeti abitati, la Terra, Marte e quest'altro quinto. Questi due si sono fatti la guerra, i sopravviventi che stavano a bordo delle navi spaziali, perché i 2 pianeti si sono sterminati, non c'è niente di strano che questi stavano a bordo delle navi spaziali, stavano facendo la guerra tra di loro, sono venuti sulla Terra, sono venuti sulla Terra. Questa è storia nascosta, storia segreta, storia che noi non dobbiamo conoscere, non lo dobbiamo sapere. Questi però sono quelli che hanno dato origine alle mitologie degli angeli caduti, quelli, gli angeli belli, biondi, occhi azzurri, nordici, no? E poi i marziani che non erano tanto belli, però erano diciamo quelli che comandavano il maggior numero, conosciuti come Elohim. Gli Elohim che poi erano conosciuti un po' dappertutto perché questi facevano quello che gli pareva, comandavano loro. Comandavano anche gli angeli, i nordici. Comandavano i nordici perché i nordici erano il minor numero e invece questi Elohim, questi marziani, erano il maggior numero e erano prepotenti, erano abbastanza cattivelli al punto insomma di comandare e quindi praticamente hanno preso il possesso del pianeta. In quel momento lì, 12.900 anni fa, ok? In realtà tutto quello che ci hanno raccontato a noi da 12.900 anni a questa parte sono tutte bugie. Capito? Hanno fatto fondare le religioni per continuare ad avere un controllo su di noi. Infatti c'è stato un momento in cui questi qui non erano più presenti in mezzo ai popoli terrestri, non erano più presenti, però
da lontano facevano i fatti loro, i loro interessi. Ormai avevano le terre che gli interessavano, proprio quelle terre nascoste che non ci faranno mai vedere quando fanno le riprese dall'alto. Si sono presi i territori che gli interessavano. Uno di questi territori è il Polo Sud. Dice: sì, ma non è un bel territorio. E sono sorpresi, invece se lo sono presi perché sanno che è irraggiungibile da noi. E poi loro, a parte che sono molto più abituati al freddo di noi, sono proprio come costituzione più capaci di sopportare il freddo. E poi comunque loro vivono in un modo molto, molto agiato, molto confortevole, anche se stanno al Polo Sud, perché loro hanno una tecnologia incredibile. Quindi molti di questi alieni stanno al Polo Sud. Infatti il Polo Sud è il luogo più inaccessibile della Terra. Non è che si può andare al Polo Sud. Sì, può vedere i primi ghiaccioletti, poi dopo ti fermi perché dov'è? E lì ci sono un sacco di storie su questa storia del Polo Sud, un sacco di storie come quella del generale Byrd che è andato al Polo Sud e è stato costretto proprio a correre e andarsene via di corsa. L'uomo più coraggioso, il militare più coraggioso dell'America, che a un certo momento se la squaglia era tutto armato, pieno non so quante migliaia di uomini, navi, portaerei, andati tutti lì, poi sono scappati. Questo per far capire chi ci sta al Polo Sud. Quindi io questo video ve lo proietterei al contrario, cioè vi direi dal pezzo in cui ho iniziato a dire le cose e la parte finale invece quasi quasi faccio così, perché la premessa è necessaria, nel senso di dire chi crede nella terra piatta non è che è uno scemo, gliel'hanno fatto credere perché le rotte aeree, e il pianeta che non te lo fanno vedere bene, i suoi territori fanno tutte riprese molto poco convincenti. Poi sì, ci sarà qualche foto fatta bene ogni tanto, ma neanche tanto. Ti fanno vedere quelle che non compromettono la segretezza di certi luoghi. Poi ci sono altre cose, il fatto della curvatura, che in realtà dovrebbe essere più, come posso dire, è più accentuata, ma non lo è, quindi è meno accentuata perché la Terra è più grande di quello che si dice. Quindi, perché? Perché se la sono spartita questi alieni che hanno fatto la guerra tra di loro. Quindi c'è questa storia nascosta che però ha dato origine a tutti i miti, gli angeli caduti, alle mitologie norrene, alle mitologie dei greci, dei eoi, i dei dell'Olimpo, eccetera, eccetera. E insomma, c'è tutta una storia che è mitologica da una parte, religiosa dall'altra, perché poi questi sembravano degli dei, e quindi c'è tutta una parte anche nella stessa Bibbia che parla di fenomeni che non sono spiegabili, perché quando ti parla del trono volante, dei cerchi di fuoco, di questi che cavalcavano le nubi, quale nubi? Che cavalcavano le nubi? Nubi era un modo di dire perché non avevano il nome per i veicoli, come quando gli indiani d'America dicevano il cavallo di ferro per intendere il treno. Capito? Non era un cavallo, che era un cavallo, però capito? Si camminava su di lui a alta velocità. Questi che cavalcavano le nubi, i cavalieri delle nubi, stavano su delle navi spaziali e addirittura quando Mosè e Yahweh si sono parlati per fare un accordo, famoso accordo che c'è stato tra Yahweh e Mosè, c'è stato il discorso che lui doveva fare vedere il Kavod, cioè sulla Bibbia tradotta gloria, ma in realtà era un caccia alieno. Perché lui voleva essere protetto dal suo popolo, da uno che veramente ci avesse un caccia alieno, non uno che diceva che ce l'aveva. E Yahweh gliel'ha fatto vedere questo caccia alieno. Infatti ha detto: guarda, oggi non ce l'ho la gloria. Dice: ma fa vedere la gloria, che poi era un caccia alieno. La gloria, no, oggi non ce l'ho, te la faccio vedere domani. Quando è passato, ha detto: oh, mi raccomando, non ti sporgi troppo, mettiti dietro una roccia perché potresti morire. Invece Mosè si è sporto e si è bruciacchiato tutto perché il viso è rimasto coperto per vari giorni con dei veli perché non sopportava neanche il calore della luce del sole. Quindi, insomma, qui si tratta di alieni. Le religioni sono state create per nascondere la presenza aliena sulla terra, perché
veniva detto che erano tutti prodigi divini, del soprannaturale, capito? E invece no, questi sono alieni, questi sono alieni. Questa è la storia nascosta. Quindi il motivo del perché si crede nella terra piatta è perché poi l'hanno fatto scrivere pure sulla Bibbia, che la terra è fatta in una certa maniera. Ci sono dei passi biblici, se andate a cercarlo, lo trovate, dove si parla del firmamento, il domo, le acque di sopra, le acque di sotto, insomma. Lì c'è un accenno su come sia fatta questa terra, dove non si parla assolutamente di stelle intese come dei soli, come il nostro. Tant'è vero che Giordano Bruno, quando ha accennato alla possibilità che ci fossero altri soli con altri pianeti abitati da altri esseri umani, esseri viventi, gli hanno dato fuoco, l'hanno messo sul rogo. V'ho detto tutto, noi non dovevamo immaginare, non dovevamo credere all'idea che ci fossero gli alieni. Infatti, tutte le religioni servono a nascondere la presenza aliena sulla terra. Io spero di avervelo detto in un modo chiaro, spero che abbiate capito che non sono un terrapiattista, come farete questa cosa, come qualcuno ha capito, ha fatto pure di convincere: oh, ma tu come fai a dire queste stupidaggini? Io, ma io non sono un terrapiattista. Io ho detto che chi crede nella terra piatta non è che ci crede così perché si è alzato la mattina e se l'è inventata, ma perché hanno prodotto con la religione, con la storia, con la geografia, con quello che ti fanno vedere, con quello che ti fanno capire, l'idea che c'è qualcosa che non quadra, e mettendo un po' insieme le cose si torna a un discorso di terra piatta che nuovamente esclude la possibilità che ci siano gli alieni. Perché noi non dobbiamo sapere che ci sono gli alieni, e questo è il punto. Così non conosciamo questa storia del passato, questa storia avvenuta 12.900 anni fa, che ci ha condizionato durante tutta la storia e che sta determinando anche ciò che succede ai giorni d'oggi. Se vi interessa sapere cosa sta succedendo ai giorni d'oggi, alla luce della spiegazione che questi alieni sono venuti qui e stanno facendo delle cose, se vi fa piacere, ve lo spiego col prossimo video. Vi ringrazio, a presto.